Saranno 50 le sezioni elettorali alle quali i cittadini potranno recarsi per esprimere il proprio voto alle amministrative del 21 ottobre, quando si terrà il primo turno. L'eventuale ballottaggio due settimane dopo, il 4 novembre. Ecco nel dettaglio le sedi elettorali e il numero delle sezioni. Chi vota dalla sezione numero 1 alla sezione numero 6, dovrà recarsi al plesso di Via Ranucci 13. Dalla 7 alle 13, ed anche la numero 18, e la numero 47, la scuola indicata è il circolo didattico, plesso Amanzio, di Piazza Trieste e Trento. Le sezioni 14, 15, 16 e 17 sono appannaggio della scuola media d'Azeglio al civico 51 di Via Piave. Ed ancora, nella scuola media Alfieri di Via Tagliamento sono ubicate le sezioni dalla sezione 19 alla sezione 25 e la 48. Mentre dalla 26 alla 34 la scuola dove andare è la X-Crate di Via Falcone 103. Altra sede elettorale è IC Darmon di Via Marano Pianura. Le sezioni 35 e 36 si trovano al plesso Castello Scilla al civico 67 di Via Marano Pianura. Dalla 37 alla 40 si dovrà raggiungere l'edificio scolastico plesso Torre Piscicelli della IC Darmon al numero civico 328. Le sezioni 41 e 42 ed anche la 50 sono dislocate al circolo didattico al plesso di Via San Marco. Le 43 e 44 al plesso X San Rocco di Via Barco, la 45 e 46 al plesso San Monteleone di Via Castel Belvedere, la 49 in Via Barco plesso San Rocco. Entro 30 giorni prima dalla data di svolgimento delle elezioni, chi vorrà concorrere è chiamato a presentare la lista all'ufficio elettorale di Piazza Trieste e Trento. In attesa delle evoluzioni, sono già diversi i candidati a sindaco. Pasquale Albano per liste civiche di centro, Rodolfo Visconti per il PD, Giuseppe Alviti di Identità Meridionale, Domenico Speranza per il Movimento 5 Stelle, Rosario Pezzella per il Movimento Civico Maranese, Lorenzo Alfè con la sua Lorenzo Alfè 57 Uomini Liberi.